Cioè, voglio dire, non puoi fare un lavoro e alzare una parete e una no. È come dire, quando scorre l'acqua, l'acqua va tutta fuori, è una cosa talmente banale e stupida, o no? Tra l'altro nei fossi, nei campi, quando che se dei fossi che si confinanti nei campi, uno non può alzare il fosso e l'altro cioè, la parte che io alzo solo la parte mia, non si può di fronte, sì. Mi è capito. Chiaro che l'ordine è stato dato perché lì c'era una base militare americana e hanno detto troviamo il modo di proteggerla e avendo anche una scusa che era quella del ripristino di una situazione. Bisognerebbe farsi mostrare i documenti. Sì, appunto. Criminale, oltretutto, quindi dico stupida per stare leggera, ma veramente, cioè una volta che hanno dato compito a uno, ripristiniamo perché di qua verrà fatta una base, ripristiniamo gli atini, di sicuro avranno parlato in plurale, poi chi ha eseguito i lavori se ne è fregato altamente perché tanto verranno controllati solo da una parte e va bene, però se andiamo a monte e vediamo una roba del genere, veramente, sappiamo anche andare a tirare del collo, di Carlo, soprattutto di altri. La questione della disparità di livello degli argini a seguito dell'intervento di ripristino è stata sollevata anche in Consiglio Comunale a Vicenza con un'interrogazione di Cinzia. Poi mi risulta che anche il Pancio Pardi, che è stato rieletto in Parlamento con Di Pietro, stia predisponendo un'analoga interrogazione con della documentazione di cui è stato fornito da noi. Comunque, quando siamo andati al Genio Civile, un'altra delle giustificazioni che è stata portata per quel lavoro così dispari è stata che hanno fatto prima l'intervento da una parte perché avevano pochi soldi, dopodiché la regione ha dato altri soldi per fare l'intervento da Ponte Pusterla a lungo via Chioare. Di fatto il risultato è che da questa parte hanno ripristinato e da quest'altra hanno disboscato favorendo la esondazione. Cioè è una cosa pilotata, non è che chi ha fatto i lavori, l'impresa Marangoni, abbia fatto il furto, no. E hanno investito i pochi soldi che avevano per fare questo tipo di difesa idraulica. Quindi a favore di una parte e ai danni della cittadinanza e del territorio. C'è una legislazione che impedisce che venga alzato il margine? No, ma... Un mese di sì? Eh sì. 2007, il commissario Costa scrive all'allora ministro Parisi. Che cosa scrive? Scrive varie cose. Una delle cose per noi importante e allucinante che scrive è quello che bisogna sradicare il movimento alle radici e così via. Però nel contesto attuale, per quanto riguarda i fatti di questi giorni dell'alluvione, degli allagamenti, siamo chiesti più volte in questi anni tutte queste palificazioni, gli sbancamenti, la cementificazione. Come può essere che non crea problemi, che non ferisce l'equilibrio molto fragile di quest'area, l'equilibrio idrogeologico? Tutto questo che noi ce ne siamo preoccupati di recente sono tutti temi che erano già nella testa di chi stava progettando questo, erano già nella testa del commissario Costa, qualcuno gliel'ha detto, perché lui scrive al ministro Parisi in poche parole, il documento comunque è disponibile, dobbiamo evitare che venga fatta la valutazione di impatto ambientale, perché se questa viene fatta ci ritarda tutto il progetto, ce lo può compromettere se non addirittura bloccare. Allora di cosa aveva paura il commissario Costa? Aveva paura che la valutazione di impatto ambientale dimostrasse la fragilità del territorio. Altre ipotesi non ce ne sono, non c'era motivo per aver paura di se le cose stavano alla luce del sole. E allora spiega al ministro Parisi come aggirare il problema della via. Quindi singolare che due funzionari, un ministro, un commissario governativo, spieghi a un ministro come bypassare una legge che protegge il territorio. Oggi è possibile pensare che parte dei danni che stiamo subendo, che abbiamo subito e che subiremo
sono frutto di questa voluta occultazione del non voler fare l'impatto ambientale. Il territorio era fragile e adesso lo è molto di più a seguito della enorme cientificazione. E un'altra cosa vorrei dire. In questi giorni il presidente delle associazioni industriali ha ammesso che si è cementificato troppo. Sono decenni che il Veneto cementifica troppo. Ma siccome questa è una cosa che sanno tutti ma non hanno mai voluto dire, se siamo tutti d'accordo che si è troppo cementificato, perché permettere tutti questi altri migliaia di metri quadri di cementificazione? Si vive come, diciamo, un po' come le Cassandre, nel senso che noi avevamo detto che questa cementificazione selvaggia avrebbe creato problemi, primo. Secondo, avevamo segnalato che il rialzamento dell'argine sul versante della base avrebbe comunque creato disagio alla zona agricola dall'altra parte e questo si è puntualmente verificato. E adesso cos'è? Dal punto di vista mediatico tutto questo però non è uscito, nel senso che tutti minimizzano l'impatto che ha avuto questa base. Si sono dimenticati che non è stata fatta nessuna valutazione di impatto ambientale, che significa esattamente questo. Significa andare a vedere che cosa vuol dire mettere dei pali, che cosa vuol dire cementificare. Incolpare la base dell'alluvione sarebbe assurdo, però si può dire con certezza che alcuni effetti della piena sono stati aggravati per la città di Vicenza da alcuni lavori effettuati alla base, in particolare l'innalzamento dell'argine del bacchiglione lato base, che è stato fatto e che noi abbiamo denunciato più di un anno fa, ha impedito che quell'area, come previsto in una mappa della provincia del 2007, fosse zona di esondazione. Quindi avrebbe potuto assorbire una certa quantità d'acqua in un posto dove non creava molti danni, evitando, per esempio, che andasse a finire su Viale Diaz e Viale Trento. Esiste un problema del territorio, vecchio di anni. Sono 17 anni che dovevano essere fatte delle camere di compensazione che non sono state fatte. A monte. Questa era una delle camere di compensazione che naturalmente ci potevano essere e l'hanno bruciata. L'hanno bruciata per far posto a una base, oltre alla cementificazione, perché non dimentichiamoci che l'altro aspetto delle alluvioni è la cementificazione del territorio. Se io ho terreno tutto permeabile all'acqua, l'acqua, una buona parte, percola nel terreno, non viene giù. Se invece trova del cemento, lava e va avanti. Bene, la base ha cementificato più della metà di quel terreno. Hanno messo 3.800 pali, che fra parentesi non sono dei micropali come era stato prescritto, ma sono dei pali che vanno in profondità oltre i 15 metri e non fino a 4 metri come era stato stabilito. E questo ovviamente cosa ha prodotto? Ha prodotto che per esempio nella zona i vicini si sono accorti che l'acqua risaliva dalla falda, e cosa che prima non succedeva. Quindi gli effetti sono stati immediati, pressoché immediati, e anche minimizzati, anche questi, da tutti quanti. Questo è un qualcosa che deve essere studiato a monte, impedendo ancora cementificazioni del territorio, creando le camere di compensazione a monte, dove i fiumi possano esondare, come hanno d'altronde sempre esondato in quest'area da 300-400 anni, ma non hanno creato danni perché esondavano in zone agricole. Ogni giorno le persone che vivono qui si sentono in difficoltà, hanno paura di poter essere travolti dalla piena, hanno paura che tutto quello che hanno sacrificato durante la loro vita venga sommerso dalle acque. Alcuni di noi anche è già successo di dover buttare decine di migliaia di euro, oltre a tutti i ricordi di una vita, insomma. I precedenti che ci sono
sono il fatto che nel giro di un mese abbiamo visto arrivare il livello del fiume quasi a esondazione, e questa è una cosa che assolutamente non è normale, perché non è che piovesse così tanto da giustificare una situazione di pericolo. La terza volta, cioè ormai ci eravamo abituati al fatto che arrivava fino a 5 cm dall'esondazione, non esondava, ci hanno preso nel sonno, diciamo, no? La situazione di oggi non è migliorata, diciamo, in senso generale, perché nel momento in cui siamo andati a prendere i sacchi per metterli nelle porte o fare quel minimo di paratie che era necessario, o più che altro psicologico ma non reale, non abbiamo trovato. Prima non abbiamo trovato i sacchi per riempirli con la sabbia, e poi non abbiamo più trovato la sabbia per riempire i sacchi. Quindi è una situazione assolutamente così di pressapochismo che non ci si aspettava, visto che c'era stato 7 giorni prima, va bene, una situazione molto, con un'emergenza molto grave. È evidente che se è successo quello che è successo, bisogna anche trovare delle forme perché questo poi non avvenga più in futuro. Però l'avvenimento di oggi ci dice purtroppo che quello della settimana scorsa non è stato un caso eccezionale, per cui è tutto lo sciroppo, si sono sciolte le nevi, ha piovuto tanto e si sono allargate le nostre strade. Purtroppo c'è qualcosa di più grosso, c'è probabilmente che il nostro territorio in questo momento è un colabrodo e che è urgente capire come si pone il medio a questa situazione, ed è urgente anche che risorse pubbliche ingenti siano destinate a riattivare i sistemi idraulici che possano fare in modo che Vicenza non subisca ogni volta che piove debba correre a mettere i sacchetti di strada del fondo.